benvenuti. Grazie alla compagnia di Agosto a Osage County per regia di Filippo Dini, che sarà in scena al Carignano fino al 4, giusto? Sì. Al 4 giugno. Ieri abbiamo avuto una prima bellissima, devo dire, il pubblico era felice, giustamente, perché il progetto è davvero molto molto bello. Abbiamo un'oretta di conversazione, ci teniamo magari uno spazio in fondo per le vostre domande, quindi io sarò super veloce nel passare la parola al regista e anche a uno dei personaggi, cioè Filippo Dini, che ci racconta un po', diciamo, l'origine di questo progetto. Come sapete, Filippo sta facendo una ricerca poetica molto bella sugli autori del dramma borghese e sugli autori americani, ed è interessante come lui mette in relazione le scritture della contemporaneità americana con una storia però precedente. Ho visto dalla tua bella intervista sul programma di Sala come hai trovato tutta una serie di nessi con Pirandello, con Ibsen, con il percorso che stai facendo in questi anni. E volevo proprio chiederti un po' le ragioni, l'occasione dell'incontro con questo testo, tradotto, devo dire, con la solita bravura maestria da Monica Capuano, ci ha abituato a una cura particolare nella parola. E dunque, ecco, come comincia tutto? Allora, tutto, buongiorno, benvenuti. Scusate, per mia curiosità personale, quanti hanno visto lo spettacolo ieri sera? Ah, ok, un piccolo zoccolo. No, solo per avere, per me, per capire se sto parlando, insomma, a una maggioranza che l'ha visto per lui. Tutto nasce da quando ho visto il film. Il film che si intitola I segreti di Osage County, con Meryl Streep e Julia Roberts, ma con tanti altri attori famosi, insomma, è un grande film hollywoodiano. Dopodiché ho scoperto che era tratto da un testo teatrale, quindi sono andato a cercare il testo teatrale. Ho scoperto che aveva vinto il premio Pulitzer e allora la curiosità è diventata sempre più forte. E il testo, appunto, come diceva Federica, io credo almeno, è davvero l'ultimo anello, almeno così io l'ho letto, l'anello più contemporaneo, diciamo, di quel grande filone straordinario che è stato definito il dramma borghese, che inizia, si dice, da Ibsen e prosegue con Chekhov, Pirandello, Eduardo, insomma, per dire solo i maggiori. Ovvero si occupa principalmente di un nucleo familiare, si occupa di ciò che accade in casa. È chiaro che la scintilla più forte, insomma il desiderio più grande di metterlo in scena è nato dal fatto che Tracy Letts fa un'analisi spietata della famiglia contemporanea. È vero che questa famiglia in particolare è una famiglia, come è stato definito, disfunzionale, ovvero in alcuni casi, per alcuni personaggi, dedita all'alcol e agli psicofarmaci. Quindi ci troviamo di fronte a un'esasperazione del concetto di famiglia, alla rappresentazione di una famiglia estrema. Però la bellezza, appunto, di questa scrittura, io credo, sta proprio nel fatto che riesce a farci riconoscere noi stessi all'interno di quella famiglia e a farci riconoscere i nostri stessi familiari all'interno e tra quei personaggi, appunto, come dicevo, personaggi estremi in un contesto totalmente astratto, perché la vicenda si è ambientata alla periferia di una piccola città dell'Oklahoma, una terra ogni anno devastata dagli uragani, comunque una terra estremamente impervia, e quindi già in qualche modo astratta, è già un paesaggio cecoviano in qualche modo, dove intorno non c'è niente, c'è il deserto, un po' la disperazione, no? La disperazione anche della natura stessa, che in Chekhov è sempre molto forte. Appunto, dicevo, in qualche modo quindi già non solo l'ambientazione, ma la descrizione di questa famiglia la rende un po' una famiglia universale. Certo, una famiglia estrema, con delle dinamiche estreme, di estrema violenza,
vicendevole tra i personaggi, però con una scrittura così attenta, così precisa di ogni rapporto interpersonale, dei caratteri che compongono la famiglia, che inevitabilmente, io credo, e un po' ne ho avuto anche la prova ieri sera, ci fanno ricordare i nostri stessi, proprio i nostri personali rapporti o i nostri personali parenti. Quindi in qualche modo io credo ci riconosciamo tragicamente in quella, in alcune cene di Natale finite male, o in alcune feste dove ognuno di noi o tutti i nostri parenti erano arrivati con i migliori propositi per fare festa e poi inevitabilmente tutto è andato male. Sono venuti fuori antichi rancori, antiche ferite mai rimarginate, e tutto si è distrutto, si è lacerato, proprio perché le ferite, appunto, e per questo è anche un po' come diceva Federica, una mia fissa questa, le ferite, le frustrazioni, le ambiguità non risolte che ognuno di noi ha potuto vivere nell'infanzia, nell'adolescenza, nel contesto familiare, non solo, nel contesto familiare, sono quelle che ci hanno formato e sono quelle che ci rendono e che in qualche modo ci hanno educato a rapportarci con gli altri. La struttura della famiglia è ancora oggi la struttura fondante della nostra società, ma è inevitabile, io credo, insieme a Tracy Lex, che vada ripensata, rinominata. Io, e lo faccio breve, dopo la messa in scena di Casa di Bambola, grazie a Ibsen, diciamo, in qualche modo ho preso coscienza di una grande rivoluzione che è non avvenuta nella nostra società, che è stata appunto l'emancipazione femminile. Se noi pensiamo a questo evento in quanto rivoluzione, non c'è rivoluzione nella nostra storia che la possa eguagliare. Ogni rivoluzione, che sia la rivoluzione francese o la rivoluzione d'ottobre, si rifacevano o perlomeno si proponevano di sovvertire qualcosa che esisteva da qualche centinaio di anni nei casi più, diciamo, della storia più lunga. L'emancipazione femminile è qualcosa così straordinariamente grande che è il sovvertimento di un sistema sociale che è andato avanti per migliaia di anni, dalla nascita dell'essere umano. L'uomo ha dominato e la donna sottostava all'uomo in quanto legislatore, in quanto organizzatore e dominatore della società. Questa rivoluzione non è mai avvenuta, perché di fatto le cose, io credo, sono rimaste più o meno uguali, ma di fatto ci sono stati dei cambiamenti, delle variazioni, e questo è accaduto più o meno 100 anni fa. Quindi, quando si parla di famiglia tradizionale, e oggi, al giorno d'oggi, va anche un po' di moda per ovvi motivi, io dico, no, si dice la famiglia tradizionale è una famiglia con un padre, una madre e dei figli, e io dico, benissimo, chi è questo padre? Chi è questa madre? E a che cosa devono non dico subire, ma come si devono rapportare i figli rispetto a questo che cosa padre e che cosa madre? Io credo Tracy Letts ci ponga di fronte a questo interrogativo: come dobbiamo rinominare le nostre case, le nostre famiglie e appunto la struttura fondante della nostra società, cioè la famiglia. Grazie mille Filippo, passo subito la parola a Manuela, perché questa sollecitazione sul femminile è molto interessante. Lei è una figura, come anche la madre Violet, forte ma pur con le sue fragilità, è uno dei perni appunto del racconto. Manuela, grande interprete pirandelliana tra tante cose, con Castri, con Miti Pretese, questo, volevo chiederti due cose. Questa linea che Filippo ha disegnato, che mette in rapporto queste scritture con la grande drammaturgia pirandelliana, se in qualche modo appunto il personaggio di Barbara la senti, la percepisci appunto come
connessa anche alla tua storia pirandelliana. E poi ti volevo chiedere, per una figura come quella di Barbara, che poi è in rapporto con il personaggio di Filippo, sono una coppia scoppiata, insomma, della, adesso non voglio dire troppo, fermatemi, che non voglio anticipare a chi non l'ha visto, le immagini che ti sollecita Barbara, che tipo di immaginario hai prodotto per il personaggio? Allora, per quanto riguarda Pirandello, sicuramente allora, come ricorderai, io con Michi Pretese avevo fatto uno spettacolo che si chiamava Festa di Famiglia e che prendeva tutti i testi pirandelliani, ma veramente tutti, ricomponendoli liberamente, estremamente liberamente, questo con l'aiuto di Camilleri, che è grande conoscitore pirandelliano, e abbiamo fatto tutta una ricomposizione e raccontavamo, a proposito, Festa di Famiglia si chiamava, raccontava proprio il compleanno, i 60 anni di una madre con le tre figlie che andavano a festeggiare il compleanno, e le tre figlie erano in realtà i vari personaggi pirandelliani: una era Mommina, l'altra era la figliastra e l'altra era Donata di Trovarsi. Tutte e tre donne con una serie di complessità si rapportavano a questa madre che era un po' tipo Violet, tremenda. Ma la cosa interessante è che quello che noi volevamo raccontare era proprio eravamo partiti dall'idea di voler raccontare la violenza domestica. Cioè, Pirandello in realtà è un grande manuale di psicopatologia familiare. Quello che diceva Filippo, in realtà dentro le pagine di Pirandello si racconta proprio quello, cioè che il ruolo femminile probabilmente da millenni è caricato di una serie di aspettative, responsabilità, il patriarcato, tutto quello che sappiamo, e in questo tentativo di ribellarsi comunque succedono, le relazioni scoppiano e la violenza è lì, la violenza che è sia fisica, pensiamo a Mommina di questa sera si recita al soggetto, ma anche fortemente psicologica in tantissimi, quasi tutti i testi di Pirandello, è incredibile. Poi abbiamo fatto dei studi sulla violenza domestica e sembra Pirandello seguire esattamente quelli che sono i processi proprio della violenza domestica. Quindi questo è assolutamente, in questa famiglia succedono un po' le stesse cose, le famose feste che fanno scoppiare, dove tutti fanno finta di essere contenti e felici, e basta poco, si attraversa la soglia di casa e queste tre figlie, Barbara, Heidi e Karen, si ritrovano, nonostante siano adulte con la loro vita e con i loro problemi, si ritrovano catapultate ai 15 anni, quando la madre le rimproverava, c'erano i conflitti fra di loro, le gelosie, chi era il preferito, chi è... immediatamente, non è passato un secondo, solo che l'età è diversa, la sopportazione anche, e tornano a galla, essere ricatapultati dalla propria madre, in questo caso, perché il padre è assente per tanti motivi, è molto doloroso e scatena una violenza incredibile. Ecco, tirerò fuori una cosa, faccio questo, l'arnica, questa, perché qui se le danno proprio, si vedono, arrivano a menarsi, i lividi dell'anima e del corpo sono tanti. Diciamo che una cosa forte di Barbara è che c'è una natura proprio selvaggia, Barbara di nome di fatto, e è una natura selvaggia che probabilmente andando via ha sperato in qualche modo di riordinare, di far tornare, di in qualche modo di addomesticare, e invece appena torna a casa, sia nella lingua che nei comportamenti, che nell'esplosività delle emozioni, è impressionante. E la tornando anche a quello che diceva Filippo, le immagini in realtà che sono proprio quelli della... Mi è capitato di fare Edda Gabler a proposito, e Edda Gabler è un personaggio, è una specie di valchiria messa dentro un salotto borghese, e l'immagine era quella di come si fa a domesticare una tigre? Ci puoi provare forse, ma se a un certo punto ti dà una graffiata, è colpa sua? Non lo so, c'è una natura... E la natura, questa, la natura di questa famiglia è una natura violenta, non hanno
altri sistemi, non hanno altri modi. Lo zio Charlie proverà a un certo punto a dire: ma io vedo come vi comportate in questa famiglia, ma come fate? Siete, è così. Queste figlie sono cresciute in questo ambiente, quindi le graffiate, le zampate della tigre sono all'ordine del giorno, si sono difese in qualche modo, chi scappando, chi inventandosi una vita parallela e chi inventandosi una vita sognata e che vuole portare e vuole sviluppare il suo sogno, in realtà sono ancorate tutte quante lì. E questa è una cosa che Filippo ci ha tanto spinto, perché ovviamente da interpreti cerchi sempre anche di, insomma, smussare dei lati del carattere, invece ci ha molto spinto. Sono tre belle tigri tutte quante queste figlie, e veramente serve l'arnica per, no, per togliere i limiti. Ma questi genitori, questa madre in questo caso specifico, sono immediatamente, fanno tornare, eccola la mamma, fanno tornare. Fanno tornare fuori tutti i dolori. Ecco, non so se ho risposto, ma ho detto varie cose. Assolutamente sì, tra l'altro stavamo appunto nominando la tigre capa, sì, in questo appunto gabbia di tigri, la più estrema forse proprio è proprio Violet, che a me ha colpito molto il personaggio di Giuliana, perché è da un lato feroce proprio in sé, è proprio una belva e fa volare tutti gli stracci della famiglia, quella che è più veloce di tutte, anche se appunto ha qualche problemuccio di dipendenza, sembrerebbe rallentata, invece coglie con un balzo davvero tutti i sottointesi, i sottotesti. E però mi ha affascinato tantissimo anche il lavoro sul comico, che la scatenare anche il potenziale di divertimento di questo testo, che mi sembra sia proprio una sollecitazione precisa di Filippo anche rispetto al film, no? Ma questa è la grande ancora di salvezza che ha un interprete, quando ha la capacità di avere tutti e due i registri, che ti salva dall'essere rifiutato dal pubblico, perché è un personaggio indifendibile. L'unico modo per salvarti è di renderlo, di fare in modo che tu lo rida alle sue spalle, e questa è una cosa che io so fare, anche perché mi hanno spesso affidato dei mostri. Questo è solo uno delle tante, una perla della mia galleria di mostri che io ho interpretato. Questo è un po' più estremo, perché i mostri cinematografici o televisivi sono sempre un po' più anacquati, questo invece è bello proprio denso, ma non mi fanno paura i mostri, mi piacciono, mi piace proprio frequentarli, anche perché so che i mostri non sono mai veramente dei mostri. Ne ho avuti alcuni in famiglia, quindi li ho potuti studiare molto da vicino. Mi abitano anche abbastanza ogni tanto, però insomma, non sono così mostruosa come Violet. Quindi ben venga, perché cioè, per me è un onore e una felicità poter portare in scena. Poi insomma, diciamo, questo è un testo meraviglioso, Filippo, adesso giuro, non sai che non faccio complimenti, cioè io sono strafelice di aver lavorato con lui, la prima volta che lavoro con lui, cioè lui è un grande regista. Questo spettacolo è forte perché lui l'ha messo in piedi così, ci ha caricato a pallettoni a tutti quanti, ci ha messo pure in crisi, perché comunque abbiamo avuto poco tempo per montare una cosa che voi, non so quanti di voi hanno visto, che è complessa, si capisce che è complessa, e quindi sicuramente sarà sempre più oleato il meccanismo nei giorni man mano che andremo avanti, però siamo riusciti lì a fare uno spettacolo, ci hanno compiuto, non mi sembra, no? No, io straordinario, non volevo dire, cioè, perché io personalmente penso sempre di avere un margine di miglioramento, anche di peggioramento, però voglio dire, anche di miglioramento. E quindi sono capace di fare queste cose qui, se non mi lascio prendere dal terrore che mi abita quasi sempre di mandarmi in scena. Ecco, però sono capace, cioè lui ha avuto, ci ha visto giusto a chiamarmi per fare questa cosa. Siamo d'accordo che noi assolutamente spettatori che insomma, abbiamo potuto vedere ieri, questa linea appunto che stiamo tracciando
include il personaggio di Orietta Notari, che è molto interessante perché Orietta la conosciamo anche per la finezza, la dolcezza di certi suoi personaggi, penso a Misano, insomma tante figure, appunto l'ultimo Gabbiano, qui sei molto, invece hai liberato il tuo lato, quello più tigresco, appunto, come è andata lì? È andata, insomma, lo sa Filippo, è stata dura, perché mi ha spinto fino dalla prima prova a proprio andare un po' contro quello che stavo facendo io e che avrei fatto. E quindi è stata una lotta, non contro di lui, ma più altro poi contro di me, per cercare di questa bella che c'è dentro, no? A questo personaggio. E quindi poi devo dire che è un personaggio che amo tantissimo, mi piace molto. E mi piacciono queste due, tutte e due, mi piace Violet e mi piace Matty Fay. Sono dei mostri che Matty Fay tratta il figlio in una maniera che non è neanche comprensibile, nemmeno lei poi in realtà sa perché e lo dice, ma questa loro cattiveria. Esprime in maniera completamente diversa, sì. Lei questa dolcezza, la cosa bella che a me piace tanto dell'interpretazione di Orietta, che resta dolce dicendo delle cose orrende, mentre invece io dico cose orrende in maniera orrenda. Però questo, secondo me, è bella questa differenza. Hanno vissuto la stessa infanzia, sì. Le stesse brutture, però ognuna di loro ha sviluppato un tipo di cattiveria completamente diversa. Perché sono indifendibili, ma in realtà, come lo sono, credo, le donne che hanno preceduto le nostre mamme, sono persone che hanno vissuto, e Violet lo dice, qualcosa che noi non possiamo capire, cioè veramente l'orrore, non l'orrore magari no, però forse anche sì, due guerre, e anche la povertà forse, in questo caso addirittura i maltrattamenti dei genitori, e come si cresce così, cosa si diventa? Si è colpevoli davvero se si diventa così cattivi, oppure cosa c'è dietro quella scorza forse è stata necessaria per sopravvivere. E poi la cosa interessante di questi due personaggi è che non hanno, come invece abbiamo noi, un pochino, un barlume, la possibilità, cioè non sanno conoscersi dentro, cioè non sanno perché fanno quelle cose lì. Noi abbiamo la possibilità di fare delle autoanalisi, di capire, di confrontarci. Loro, come mi vengono in mente delle mie, insomma, mia nonna, no? Non aveva la possibilità di verbalizzare quello che provava. A me questa cosa affascina tantissimo, però lo trovo così interessante, perché alla fine, anche se sono così cattive, sono innocenti in qualche modo. Non so, vabbè, questa è la mia... Sì, no, c'è una capacità di autoanalisi, di autocritica. Di autocritica, no? Certe fasce sociali, certe fasce geografiche non avevano la possibilità, non esisteva la psicanalisi, cioè la psicanalisi è arrivata dopo, comunque se anche c'era loro non sapevano che esistesse. Quindi è chiaro che quando non c'è autocritica non sei conscio della tua infelicità, non sei conscio della tua cattiveria, non sei conscio di quello che puoi, di quanto puoi essere pericoloso per gli altri e per te stesso, non lo sai, sei semplicemente selvaggiamente così come sei. Questo non so se anche Violet è così, perché Violet forse ha un livello di intelligenza anche un po' superiore. Però questo non vuol dire che non sia completamente preda dell'animale che c'è dentro di lei, insomma, della verba che c'è dentro di lei. Sì, come anche un lato di bambine traumatizzate, guarda qui e qui mi collego. Bambine traumatizzate. Parlando di bambine traumatizzate, cosa ci racconti di questa figlia, insomma, che assiste parlando colpi? No, il personaggio di Jim è un personaggio meraviglioso, perché appunto racconta il punto di vista di una figlia, poi specialmente nel periodo dell'adolescenza, che è un periodo anche molto delicato,
e come lei si ritrovi, oltre ad avere sicuramente i suoi problemi adolescenziali, tra i due fuochi dei genitori, nonché poi ancora di più quando entra appunto nella famiglia, dove c'è proprio la vampata di fuoco. E niente, quindi sì, lei poi diciamo che ha un po' il suo sfogo per evadere da questa situazione. Sono, per esempio, che lei si fa delle canne per non pensare, ed è molto interessante perché in realtà è un personaggio che, nonostante appunto i suoi 14-15 anni, mi ha molto colpito perché in alcune sue battute c'è comunque una grande maturità, perché comunque quando lei parla, certo ha uno stato d'animo comunque di una ragazzina che vive tutto all'ennesima potenza, però comunque fa un'analisi dei genitori che non è da poco, nel senso appunto ora non vorrei spoilerare, non so le cose che si possono dire o non possono dire, però comunque ecco, vedo che comunque lei vede i suoi genitori come comunque due persone, cioè come due esseri umani, che tutti e due sbagliano, tutti e due hanno i loro problemi, e poi certo ha comunque 15 anni, quindi a un certo punto ti manda a quel paese, però li vede come esseri umani e cerca modo suo anche di esserci e vuole anche il suo spazio. Però sì, è un bellissimo personaggio di questa grande famiglia. Disfunzionale, si dice. Come tutte le famiglie. Come tutte. Sì, sono d'accordo. Veniamo poi al padre e sceriffo. Sì, solo per chiarezza, perché ho paura che poi si faccia confusione. No, perché io poi sono... loro sono sorelle, sì, questo è chiaro. Lei è la figlia maggiore di Violet, io sono suo marito e lei è nostra figlia. Questo solo per chiarezza. Loro sono le altre due sorelle. E Valeria... è la figlia più piccola e Stefania è la figlia di mezzo. Valentina invece è la, lo racconterà lei che cos'è, è la, diciamo, la cameriera indiana assunta dal padre, e Edoardo è il figlio suo, cioè il cugino delle figlie. Scusate, no, era solo, forse ho fatto più confusione, ma però stavi dando la parola a Fabrizio. Fabrizio è il padre, che ora dirà che sorte. Ma è anche lo sceriffo. Ed è anche lo sceriffo. E mi è piaciuta molto questa tua cosa del padre, che è in fondo la figura che Barbara ha amato di più. Vabbè, insomma, sottraggo perché sennò rischio di rovinare la trama. E quindi questa sovrapposizione tra il padre dell'inizio e poi la figura che insomma cerca un po' di rappezzare la situazione in famiglia mi ha colpito, perché l'ho trovato molto pertinente questa tua presenza nei due ruoli. Però che fine fa questo padre, credo si possa dire, insomma, non lo finiamo in verità. Dillo tu. Credo si possa dire che fine fa questo padre. Pare solo nella prima. Compare nel prologo, dà delle informazioni sulla moglie, assume in casa appunto una ragazza di origini Cheyenne, nativa. Poi capirete, vedete. E dopodiché sparisce e per tutta la commedia si continuerà parlare di lui, la sua presenza sarà sempre nei pensieri, nelle parole della moglie, delle figlie, delle sorelle. E sì, mi fa piacere questa cosa del doppio personaggio, anche perché ci sono degli appuntamenti, dei rimandi, dove sembra in certi momenti lo sceriffo, quando parla, sembra un po' Weston in certe battute che dà. E niente, poi non posso aggiungere altro al personaggio, vedrete appunto l'apertura dello spettacolo. Posso dire che è stato un incontro felice con Filippo, che già conoscevo come collega, abbiamo lavorato insieme tanti anni fa in due spettacoli importanti, e quando mi ha offerto questo ruolo io ero felicissimo innanzitutto di tornare un po' a casa, tra virgolette, perché qui insieme
lo stabile, ho già fatto altri lavori belli con la regia anche di Valerio Binasco e sono felice di essere tornato qui e di essere stato chiamato da un bravissimo regista come Filippo e un bravissimo attore che stimo tantissimo. Si vede che c'è una coesione speciale nella compagnia, almeno da giù, dalla platea, cioè avete una scaletta di rapporti che è saldissima. Sì, è molto bello lavorare con Filippo, è un po', anche perché è un po' il sogno segreto di ogni attrice, di ogni attore, secondo me, che è quello che ti lascia molto fare, se c'è da mettere a posto delle cose lo fa, certamente. Però diciamo che ogni giorno si aspetta da noi che cosa gli regaliamo. È molto rispettoso delle attrici, degli attori, non è invadente, non è una persona, tra virgolette, egocentrica, che preferisce fare lui a spettacolo, è veramente un grande lavoratore, un grande artista. Sì, parlando da vivo. No, mi mette molto in imbarazzo. Allora, Karen, Karen, che in realtà si chiama Karen, Valeria. Ecco, è la terza sorella, personaggio stupendo perché tutti in famiglia abbiamo Karen, che quando ci ha qualche problema di logorrea, raccontaci tu anche il tipo di, così, di sollecitazioni visive che ti ha dato Filippo rispetto a questa figura, come l'hai visualizzata. Allora, io avevo visto il film, chiaramente, e nel film viene interpretato da Juliette Lewis, che chiaramente ne fa un'interpretazione magistrale ed è appunto la figlia, quella più eccentrica, se vogliamo, quella un po' più frivola, che a primo impatto dà questa immagine totalmente diversa, no? Dal resto, dalle altre due sorelle, anche dal resto di tutta la famiglia, e questa cosa che tu dici, no, il problema di logorrea, in effetti in realtà nasce secondo me, poi in base anche all'analisi, le riflessioni che abbiamo fatto sul personaggio insieme a Filippo, nasce proprio da questa esigenza di dimostrare alle sorelle, alla famiglia, che in realtà lei non è più la più piccola della famiglia, non è più quella che ha bisogno sempre di cure o alla quale non si possono dare delle responsabilità, anzi lei arriva dritta sparata a fare questo mega, che poi in realtà è un monologo, non è una scena con Barbara, in cui aggredisce praticamente sostanzialmente la sorella dicendole tutto quello che le è successo negli ultimi anni della sua vita e concludendo questo pezzo dicendo: io sto bene, sono felice. Ed è chiaramente la più grande bugia che si possa dire in questo caso. Ed è un personaggio che a cui mi sono molto affezionata perché mi fa molta tenerezza, nel senso che lei davvero, davvero ci crede, lei davvero ci crede ancora nell'amore, crede ancora nella famiglia, nel legame con le sorelle, è l'unica che dice: io mi sento molto legata a voi, ma che però, ed è questo che la rende tanto umana e appunto che mi fa provare molta tenerezza nei suoi confronti, però non riesce poi concretamente a dimostrarlo, perché quella che non c'è mai è quella che è più lontana, è quella che non sa tante cose della famiglia e in realtà anche la famiglia sa pochissimo di lei, perché è appunto quella più lontana e arriva appunto come un fulmine a ciel sereno dentro questa famiglia nera, arriva questo sprazzo, io me lo vedo, a proposito di immagini, me lo vedo proprio come una macchia, uno spruzzo rosa in mezzo, uno spruzzo pink in mezzo a questa famiglia un po' grigio-nera,
Vabbè, poi basta, non dico più niente. A proposito di colori, è uno, la vedo come una macchia rosa, che però, come appunto, questa è la cosa che la accomuna a questa famiglia, ha una radice oscura che viene fuori proprio durante questa giornata incredibile, dalla quale poi nessuno tornerà più indietro, che segnerà un cambiamento totale per tutta la famiglia, quindi anche per lei. E basta, non dico più niente. Allora, se passi il microfono ad Heidi, vai qua. Heidi. Mi ricorda Heidi il tuo personaggio, perché è quella più, insomma, è un po' stretta, cerca di non essere fagocitata da tutte queste personalità forti, e quindi è quella che, insomma, deve modellarsi un po' di più per cercare di sopravvivere. Che cosa, ecco, anche nel tuo caso, se ci racconti un po' le strategie di scoperta di Heidi. Sì. In realtà io mi sono resa conto, arrivando, che avevo, a proposito di immagine, un'immagine probabilmente sbagliata, perché già in prima lettura, così giusto fare un aneddoto, quando ho letto il copione ho detto: ah, perfetto, parla pochissimo questo personaggio, perfetto. Poi in realtà dopo un po' ho detto: bravo, e no, invece parla, se non voglio scendere parla parecchio. Quando decide di parlare, parla. E quindi, insomma, già come l'avevo un pochino affrontata in lettura, anche un po' vocalmente, ma veramente come la immagino, me l'immaginavo veramente un po' come la tappezzeria, cioè una che rasenta i muri. Ne avevamo anche parlato con Filippo ha detto no. O insomma, comunque c'è questa componente, però in realtà, lui diceva, invece lei è molto ben inserita nella famiglia, quindi una che quando prende la parola la prende sul serio, e difatti sì, è vero che parla poco, è vero che è molto vessata dalla madre, esasperata, anche se secondo me non può vivere senza, come io nella vita, rispetto a Giuliano ormai, io non posso più vivere senza Giuliano e sì. Questo rapporto non so. In realtà non è così sfigata, diciamo, come può apparire, ma giustamente, no? Lettura, anche io avevo visto il film, è un lavoro totalmente diverso, ovviamente, quello del film. E niente, quindi questa figlia di mezzo, che è rimasta, è l'unica che è rimasta a vivere vicino alla madre, e quindi se ne è occupata negli anni, e stando in mezzo, insomma, come viene anche poi detto, no? Ovviamente nel testo viene proprio fuori che la madre ha una predilezione per la figlia maggiore, e quindi lei, come poi succede in tutte le famiglie, anche io sono, per esempio, ho una sorella, no? E sente tantissimo questo confronto rispetto alla sorella maggiore, quindi nonostante sia quella che comunque sulla quale la madre concretamente si appoggia, però in realtà, se c'è da pensare di avere bisogno di qualcuno, è la sorella maggiore che viene cercata, no? Quindi è molto compressa, cioè mi sembra un personaggio molto compresso, con tanti non detti. Cioè, lei nel testo dice di avere un cancro al collo dell'utero, di averlo avuto, insomma, quindi di aver fatto questa operazione dove ha tolto tutto e via. E passa così. In realtà c'è un grande non detto che ha lei, come il non detto di questa storia d'amore, ma ovviamente non penso di poter poi dire tanto, no? No, infatti. Però ecco, insomma, un po' questo vabbè, insomma, quindi ecco, è piena di non detti, quindi passa di qui. Quindi è molto compressa, e quindi però mi sono resa conto che effettivamente è una figlia di quella madre, cioè è una western anche lei, diciamo, tra virgolette, quindi ha una modalità aggressiva, credo, anche lei, non lo so. Sì, poi la testa sempre, la senti sempre come pensare, sempre un'immagine, sempre
sempre presente anche quando non parla. E poi c'è questa specie di angelo che passa, non giudi, insomma, tiene, cerca di fare un po' di cucina, di tenere vagamente decente questa casa, la gabbia di matti, e che idea ti sei fatta? Che cosa pensa Giovanna? Che cosa... Giovanna? Giovanna. 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 Sta bene, bene. Sì. Gianna è un personaggio molto interessante, anche per me è stato complesso farlo, perché intanto partiamo dal presupposto che questa ragazza è Cheyenne, quindi di un altro tipo di cultura, è cresciuto in un modo totalmente diverso, e parliamo di nativi americani che stanno nella loro terra e sono trattati come rifugiati, come gente che non appartiene a quel posto quando in realtà è la loro casa. Quindi anche che tipo di rapporto hanno loro con gli americani che poi hanno fatto di quelle terre casa loro. E la cosa su cui ho cercato di lavorare anche insieme a Filippo era intanto principalmente di trovare questo tipo di cultura che è molto legata all'alto e all'altro, cioè molto connessa con tutto ciò che è sia radice ma anche qualcosa che spinge l'essere a capire che sono molto connessi con un'unità, un universo, qualcosa che va in cerchio, circolare. Infatti nella cultura nativa americana il cerchio è un simbolo molto importante. Una volta le loro città che facevano con le tende erano fatte a cerchio perché era un simbolo molto, molto importante di unità, di famiglia. Perché anche in questa cultura la famiglia è qualcosa di importante che si deve proteggere, perché è quella che porterà avanti la stirpe, le radici che per loro sono importanti. E quindi all'inizio abbiamo cercato di lavorare su trovare questo modo anche di stare che facesse sì di sentire profondamente questa connessione, quindi uno stare che è molto diverso da il nostro, anche fisicamente, stare da occidentale, che è più chiuso, mentre queste popolazioni, come altre popolazioni che sono più connesse con quello che è naturale, hanno una connessione molto forte con il centro del loro corpo, e quindi anche come muovono il corpo è come se tutto il corpo fosse sorretto da questo centro che è molto presente, cosa che noi per la nostra vita abbiamo un po' perso, questa connessione. E quindi sono andata in quella direzione, solo che a un certo punto era diventata tipo una santona ottantenne e quindi era un po' strana, quindi Filippo ha detto un po' troppo santona, e quindi però per me è stato importante quel tipo di processo, perché capendo certe cose che avevo trovato una stabilità e anche una grandezza che hanno queste persone, che hanno proprio un'energia che include, e di tornare un po' a vedere anche cosa pensava come ragazza, perché alla fine questa Giovanna è una ragazza di 26-25 anni che entra in questa casa perché ha bisogno di lavorare, perché il padre è morto, e si trova in questa gabbia di matti in cui la violenza la fa da padrone, e lei è totalmente opposto a questo modo di vedere la vita, le cose, soprattutto il rapporto della famiglia. E quindi in un certo senso questa ragazza si rapporta diventando anche, secondo me, non tanto volente, ma si ritrova a fare un po' come il collante di questa famiglia, qualcosa che cerca sempre di sistemare quando vede che si sta rompendo qualcosa. E infatti una delle prime battute che dice Violet a questa ragazza è: tu sei la casa. E in un certo senso John diventa l'espressione fatta persona di che cosa significa casa, di radice, di qualcosa di importante e di sacro in un certo senso. Grazie. E invece Charlie Piccolo, sì. Giusto? Io sono la patata bollente, ci hanno detto tutto quanto, mi colleghi, hanno parlato della storia, hanno detto che Filippo è bravo, hanno realizzato interessante, non sapere cosa. Non possiamo dire niente ovviamente di questo personaggio perché è super segreto, però buon pomeriggio a tutti.
però possiamo parlare di musica con te, perché tu hai un momento bellissimo. Non si può. Non si può dire niente. Io mi chiamo Edoardo Sorgente e sono di Napoli, questo posso dire. È stato un piacere lavorare con questa compagnia. Filippo è molto bravo, sei vivo. Il grado di parentela che ti venga. Sono figlio di Orietta Notari. Questo lo posso dire, sono figlio di Orietta Notari e Andrea Di Casa, che interpretano rispettivamente Charlie e Matifè. E sono loro figlio, vessato costantemente dalla madre, e l'ho supportato un po' dal padre. Basta. Grazie. Però in tutto lo spettacolo poi c'è il filo, la matrice, insomma, la filigrana della poesia. Una domanda che vale un po' per tutti, chi ha voglia di commentare questo? Beverly e Violet sono... Beverly è un intellettuale, è un poeta. Violet no, ha sposato però un poeta, in qualche modo probabilmente ha avuto modo, credo, mi immagino io, di avvicinarsi alla cultura anche attraverso la frequentazione di quest'uomo. I due poeti di riferimento di questi due personaggi, questa coppia, sono, per quello che riguarda lui, Thomas Eliot, e per quello che riguarda lei, Emily Dickinson, che sono comunque due personaggi emblematici anche delle personalità di chi li ha eletti come poeti guida, perché sono due personalità estremamente disturbate. Come sono disturbati loro, i loro fan, questi due fan. E quindi ci sono nello spettacolo dei riferimenti alti, perché ci sono anche dei momenti brevi dove però ci sono degli sprazzi di poesia che vengono recitati, sì. Non so che altro poter dire su questo punto, forse perché poter parlare meglio. Sì. Sì, perché quello che ci racconta Tracy Letts non è soltanto la povertà, la durezza del passato, ci racconta di un passato anche alto, non soltanto dal punto di vista del benessere economico. Cioè quest'uomo in passato è stato un poeta pluripremiato, come dice Violet. Ha avuto molta fortuna, in particolare con una raccolta di poesie intitolata L'Allodola. Niente di più gioioso ci può venire in mente del canto dell'Allodola. Quindi Tracy Letts è come se volesse farci affacciare o farci immaginare su un passato felice di questa coppia. Quando erano giovani hanno vissuto non solo la prosperità economica, che hanno totalmente devoluto in favore dei figli, delle figlie, ma hanno vissuto anche la gioia, la felicità e non solo, l'altezza della poesia. Quindi è come se ci volesse dire, io credo, pur venendo certo da un'infanzia durissima, perché Violet dice che uno dei cari gentiluomini della mamma aveva preso una volta martellate la sorella da bambine, quindi vengono da un'infanzia tragica, ma sono riuscite a risollevarsi, sono riuscite a conquistare il benessere e a conoscere anche la felicità. Ecco, nonostante tutto ciò, la loro famiglia, cioè quello che riversano nei confronti delle tre figlie, è soltanto un bagaglio di frustrazione, di dolore, di risentimento e di una specie di risarcimento dalla vita che non avranno mai. E qui nasce un conflitto non semplice da districare, nel senso che, per quanto, voglio fare solo questo esempio come aneddoto perché mi ha molto colpito, per quanto Giuliana stessa dica è uno dei personaggi, dei mostri che io ho interpretato nella mia vita, ieri sera una signora del pubblico, evidentemente molto vicina al personaggio di Violet, sotto chissà quale aspetto, perché noi non la conoscevamo, ci hanno riferito in una delle battute finali, quindi dove aveva tutto il quadro di che cosa è Violet, teneva le parti di Violet, non contro, io direi la povera Barbara, però di fatto
avendo messo in scena uno scontro generazionale, le generazioni evidentemente troveranno più affini alcuni argomenti e altri meno. Grazie mille. Io direi, se ci sono domande, siamo pronti. Allora, passo il microfono. Grazie, Eduardo. Sembra spento. Ma se ti ho visto il film, se il finale è coerente, cioè è proprio così nel testo, e se è quella la risposta a tutta questa violenza, questa violenza funzionale manifesta. A chi è la domanda precisa? O lei, a lei, sapete così. Beh, il finale è un'apocalisse. No, diceva rispetto al film. Rispetto al testo, penso che siamo stati tutti assolutamente coerenti con quello che voleva dire l'autore, cioè è un'apocalisse, la casa si svuota, la famiglia scoppia, quindi la famiglia non c'è, resta solo Violet, da sola, abbandonata da tutti. Ah, allora basta, allora. Nella natura di Giuliana e di Violet viene la verità. Comunque, no, nel senso, io dico la verità, ho visto il film tanto tempo fa e ho deciso di non riguardarlo, quindi sinceramente le dico la verità, non mi ricordo come finisca. Il testo finisce così e anche con il verso finale di Elliot, finale, che è anche quello proprio del testo. Elliot, diciamo, viene citato all'inizio e viene citato alla fine del testo. Complimenti, un piccolo spettacolo bellissimo, ma sono già sfogato applaudendo, non dico altro, complimenti al mostro, il mostro numero uno, che è il mostro, e complimenti in particolare però al personaggio in maniera perfetta, direi con un linguaggio del corpo difficilmente dimenticabile. Grazie. Sono venuto per una domanda ben precisa. Il personaggio che c'è in tutto lo spettacolo ovviamente è il padre, che sparisce subito, si può dire come? E fino adesso non l'abbiamo detto. Sparisce subito. Ho letto l'intervista che lei, Vivi, ha fatto alla giornalista, sempre questo Gaspari, qualcosa del genere, in cui dà una, diciamo, un giudizio negativo sul personaggio. Personalmente invece io do un giudizio positivo sul personaggio. Lo vedo come un uomo che si è sacrificato per la famiglia, ha avuto un certo successo, ha dato il benessere, nonostante una moglie molto forte, come diceva il personaggio di Giuliano Messina, poi alla fine decide di sparire. Non ho capito veramente perché. Mi sono fatto certe domande, ma non l'ho capito. Avendo dato un giudizio positivo sul personaggio, quindi a questo punto il discorso è: perché lei dà invece una giudizio negativo? Il discorso sarebbe molto lungo, ma cerco di farlo breve, anche perché sarebbe molto personale, nel senso che io ho dei riferimenti, ora nemmeno gli attori e le attrici lo sanno, per fortuna lo tengo per me, però ho dei riferimenti molto, dei riferimenti vivi per ogni personaggio di questa storia, persone che io conosco, purtroppo molto bene.
e quindi conosco molto bene Beverly. Ora, al di là del mio, e questo già sarebbe la mia motivazione per cui lo ritengo negativo, però, ma non perché gliel'ho affibbiata, proprio perché sono proprio così, proprio li conosco, sono proprio così. E quindi dico, è vero tutto questo, a parte mi ricollego al discorso di prima, ognuno trova ed è la bellezza, e io voglio solo rispettarla, quindi la prego di rispettarla anche lei, nel senso, è la bellezza e la ricchezza di questo grande autore che riesce a non dare un giudizio univoco. Non c'è niente di oggettivo in questa commedia, non ci sono i cattivi, non ci sono degli assassini che vanno in galera, ci sono tante anime che cercano in qualche modo di essere felici e non ci riescono. E come dicevo, l'esempio della signora di ieri sera, ognuno riconosce delle qualità che magari io non vedo, o che magari la maggioranza non vede, ma io rispetto totalmente le qualità, come rispetto la sua visione, la sua interpretazione di Beverly, la rispetto completamente, perché la riconosco nella scrittura di Tracy Letts, cioè che è esattamente come i personaggi di Chekhov, non esiste mai un cattivo, non esiste, eppure si scatena l'odio, si scatena la disperazione, addirittura colpi di pistola. Però, non in questo caso, mi riferivo a Chekhov. Beverly però, mi permetto di dire, ha una caratteristica estremamente passiva, ha una forza dirompente che si esprime nella passività, e la passività è un, io almeno lo ritengo, un peccato mortale tanto quanto l'aggressività, esattamente alla pari dell'aggressività di Violet. È altrettanto violenta, è altrettanto nociva, e sì, passivo aggressivo. Ed è altrettanto violenta e altrettanto omicida in alcuni casi. Ma mi permetta? Sì, prego. Ma ne possiamo parlare all'infinito, e avremo ragione sempre di tutto. Questa persona, prima di sparire, sì, pensa al futuro della famiglia. Attraverso il personaggio di John, su questo sono d'accordo con lei. Sono d'accordo con lei. Nonostante che sia con una moglie discutibile. Sì, sì. Pensa al futuro. Allora, sì, però, disponibile, è lui che beve dalla padrina. Però è un alcolizzato, come dice Violet, è un alcolizzato di livello internazionale, e soprattutto si leva di torno abbandonando le tre figlie alla signora. E c'è una gabbia animale. Sì, però avrebbe potuto proteggerle. No, una gabbia che si è messo pure lui a costruire, perché non è che la gabbia di Matti ci è capitato casualmente, diciamocelo. No, però è passivo, questo passivo però, è troppo facile. No, una cosa che volevo dire è che io che sono per tutto il tempo sono in conflitto con, mi riallaccio alla signora di ieri sera, che sono in conflitto, il mio personaggio è sempre in conflitto con la madre, non ne fa passare una. Io mentre l'ascolto, io provo molta compassione per il personaggio di Violet, per cui capisco da qualche parte, capisco anche che quella signora in quel momento della sua esistenza potesse anche pensare, ma diglielo finalmente le cose come le pensi, perché c'è qualcosa, no? C'è qualcosa che in realtà, come dicevi, di cui tutti questi personaggi sono responsabili. Certo, i figli forse sono in qualche modo meno responsabili, possiamo dire, però poi sono cresciuti anche loro, forse potrebbero evolvere, potrebbero portare un altro passo anche in questa storia, ma non è così facile, no? Staccarsi dai genitori, anche se si è adulti. Quindi la responsabilità è di tutte e due, diciamo. Ci sono altre domande, perché siamo in chiusura, così lasciamo andare. Se c'è qualcosa che devo chiedere a me, perché io vado via adesso. Ci andiamo tutti, allora se ne andiamo tutti. Ha deciso, la seduta. Vedo che siamo. Voleva. No, va bene, era solo questo. Allora.
Allora, grazie infinita alla compagnia. Grazie.